Buonasera, in studio Massimo Bonella per il notiziario Istria. Oggi qui a Radio Science TV, ringrazio della linea la regia centrale Rosario Moreno. Istria Oggi in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Giovedì scorso la Commissione Elettorale Centrale ha diffuso i dati ufficiali delle elezioni Unione Italiane svoltesi l'8 luglio. Sono stati confermati i risultati provvisori ed è quindi avvenuta la proclamazione ufficiale dei 75 consiglieri eletti dalle comunità italiane in seno all'Assemblea Unione Italiana ed è avvenuto il passaggio di consegne delle due massime cariche. La carica di presidente della giunta esecutiva è passata da Maurizio Tremul a Marin Corva e la carica di presidente Unione Italiana è passata dall'onorevole Fulvio Radin a Maurizio Tremul. Assemblea costituente del mandato 2018-2022 si terrà l'8 agosto. E proseguiamo con il notiziario in versione estiva, quindi sarà un po' più corto del solito. Cittanova, giovedì 26 luglio, presso la sede della Comunità degli Italiani, si svolgerà Che Gusto, manifestazione enogastronomica con degustazioni di prodotti italiani, croati e sloveni. L'appuntamento è alle ore 19. Per informazioni si prega di contattare la segreteria della Comunità degli Italiani al numero 099 210 88 29. Isola. Giovedì 26 luglio, presso il Palazzo Manzioli, alle ore 21, nell'ambito dell'Isola Music Festival, si terrà il concerto del duo Ilaria Graziano e Francesco Forni. Lubiana. Fino al 30 settembre, presso il Museo Civico, è possibile visitare la mostra Aurea Crux, Sacro e Mito, nell'oro dei Longobardi. La mostra, allestita nella sala del tesoro del Museo Civico, presenta per la prima volta al pubblico sei croci auree longobarde, rivenute a seguito del lavoro di scavo e restauro svolto dal Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Il progetto è il risultato di una collaborazione tra il polo museale del Friuli Venezia Giulia, l'ambasciata d'Italia in Slovenia e l'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana e il Museo Civico, l'ingresso compreso nella visita al museo. Rovigno. Sabato 28 luglio alle ore 21 presso la Comunità degli Italiani di Rovigno si terrà il concerto d'insieme il coro First Christian Church, coro di Norman Oklahoma, e il coro della SAC Marco Garbin di Rovigno. L'ingresso per la serata è libero. Ancora un'informazione, appuntamento su Radio Rai ogni mercoledì alle ore 16 con la trasmissione Sconfinamenti. Potete ascoltare sintonizzandovi in AM sulla frequenza di 936 kHz e in streaming su sedefvg.ra.it. È tutto per il notiziario Istria Oggi, lettore in studio di Massimo Bonella, trasmissione andata in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Sono 19:49, adesso seguiranno i programmi della rete di Radio Sirius, vi segnalo alle ore 22 l'importante trasmissione Osservatorio Antimafia e mentre sul digitale terrestre, sulle frequenze di Video Telecarnia da Piancavallo, potete seguire intorno alle ore 23 il nostro approfondimento Pianeta Oggi Reporter, sempre condotto dal sottoscritto. Grazie ancora per l'attenzione, buonasera.